Buongiorno ragazze, sono Rossella di Creative Mami e oggi vi faccio vedere come realizzare un cuoricino a crochet a maglia bassa. Ci occorrono del filo in cotone, un uncinetto numero 3, un paio di forbici e un ago con la cruna grossa. Allora, con il filo scelto si lavorano 3 catenelle, una, due e tre. Si salta la prima e si lavora una maglia bassa nella seconda e una maglia bassa nella terza. A questo punto si gira il lavoro. Si lavora una catenella e subito nella prima maglia una maglia bassa. Nella seconda maglia bassa un aumento, ossia due maglie basse nella stessa maglia sotto, uno e due. Si gira il lavoro, si lavora una maglia bassa. Una maglia bassa subito nella prima maglia, una maglia bassa e un aumento. Quindi 1 e 2. Vedete che si sta già formando la base del triangolo. Il procedimento è sempre lo stesso: si gira il lavoro, si lavora una catenella, poi tutte maglie basse. Sull'ultima un aumento. E si continua fino ad arrivare ad 11 maglie lavorate. Ora si continua a lavorare due righi senza aumenti, sempre con la prima catenella iniziale, però a fine rigo non si fa più l'aumento. Per due righi. Questo è un procedimento con cui si possono realizzare cuori di tutte le misure. Basta solo cambiare la base del numero delle maglie. Se, no, se io qui continuavo, veniva un cuore più grande. Ovviamente anche questi due giri dovevano essere magari raddoppiati. Per i cuori così grandi io sono arrivata a 19 maglie e per 4 righi dopo non ho aumentato. Ecco. E questo. Ho lavorato due righi senza aumenti. Ora dobbiamo lavorare la parte superiore del cuore, una catenella e 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto si gira il lavoro, non si lavora la catenella iniziale e non si lavora la prima maglia bassa, si va direttamente alla seconda, quindi 1, 2, 3 e 4. Si gira il lavoro, non si lavora la catenella iniziale, si salta la prima e si lavora 3. In questo modo si scala tutti i righi una maglia, 2 e 3. Si gira il lavoro, 1 e 2. Si gira il lavoro e si lavora una maglia. Quindi da 5 siamo arrivati a 1. Si taglia il filo e la prima parte è fatta. Ora puntando, si salta la maglia centrale, puntando quella accanto, si lavora prima una catenella, poi una maglia bassa sempre su questa maglia, quindi una,
2, 3, 4 e 5. Si torna indietro senza catenella, non si punta nella prima ma nella seconda. 1, 2, 3 e 4. Si gira al lavoro. 1, 2 e 3. Si gira al lavoro. 1 e 2. Si gira e si lavora l'ultima maglia bassa. A questo punto il nostro cuore è già formato. Ora dobbiamo fare tutto il contorno a maglia bassa. Non si taglia il filo e si continua lateralmente a lavorare a maglia bassa. Dargli un aspetto più preciso. Si continua per tutto il contorno. Quando arriviamo alla punta, si lavorano 3 maglie basse nella stessa maglia sotto. E poi si prosegue. Questo per far girare bene la punta del nostro cuore. Ecco qua, il nostro cuore è fatto. Si termina con una maglia bassissima e si taglia al filo. Questo è il cuore, si può utilizzare così oppure, come vi ho fatto vedere prima, in maniera doppia, più cicciotto e più gonfio, e quindi bisogna lavorarne un altro esattamente uguale. Ecco realizzati due cuori esattamente uguali. Ora si mettono l'uno sull'altro con il rovescio dentro e con un ago lo stesso colore si cuciono i bordi. Ecco tutto il contorno. Ecco, quando rimane un'apertura così, si prende un po' di ovatta sintetica e si infila all'interno, in modo che vada un po' da tutte le parti. Ci si può aiutare anche con l'uncinetto per spingerlo un po', e poi si continua a chiudere. Ecco qua realizzato il nostro cuoricino. Ho chiuso tutte le aperture e ho messo questo fiocchetto. Ecco realizzato il cuoricino, spero vi sia piaciuto, molto semplice come realizzazione, spero vi sia piaciuto e alla prossima, ciao ciao!